nazionale degli artisti di strada. Ben 4 giorni con oltre 60 artisti internazionali, ma anche molti stand gastronomici dove assaporare quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. Venite a scoprirle insieme a noi. Siamo con Francesco Marilungo, il direttore artistico di questa 24esima edizione del Veregras Street Festival. Ciao Anthony, ciao a tutti i telespettatori. Sì, per il secondo anno ho questo incarico di direttore artistico e spero di aver rispettato tutte le aspettative che ci sono per questo grande evento di Montegranaro che richiama tantissima gente e sempre, come dire, cerchiamo sempre di tirar su un programma ricchissimo con artisti internazionali per questa 24esima edizione. Sono 4 giorni dedicati naturalmente all'arte di strada. Quali sono le novità che possiamo assaporare quest'anno? Lo dico con un pizzico d'orgoglio, questo evento per la zona, per la regione e anche rinomato a livello nazionale propone sempre artisti di grandissima qualità che poi gli amici, i comuni limitrofi, le altre organizzazioni prendono spunto dal nostro programma per organizzare anche loro degli eventi con gli artisti di strada. Quindi noi proponiamo sempre delle novità o degli artisti che non si vedono in nessun'altra parte della zona, con artisti che vengono dal Togo, domani il venerdì avremo gli Afuma su Trampoli, o artisti dalla Finlandia come Lotte Stina, o ancora compagnie storiche del panorama italiano come la Compagnia dei Folli o il Teatro Necessario, che appunto sono ormai delle rinomate compagnie che cavalcano i palcoscenici da ormai 20 anni. E quindi diciamo che cerchiamo sempre di mantenere uno standard altissimo per un pubblico che ormai è diventato anche raffinato quando viene qui a Montegranaro. Oltre al Veregras Street Festival ha preso sempre più piede anche il Veregras Children, che è appena terminato. Sì, questa è una grande soddisfazione perché il Veregras Children compie, quest'anno è stata la 6ª edizione e non abbiamo mai avuto un pubblico così numeroso come in questi 3 giorni, quindi ringraziamo tutti quelli che sono venuti e il Veregras Children in collaborazione con Proscenio Teatro, con il direttore artistico Marco Renzi all'interno di un festival molto più ampio che si chiama Marameo Festival e siamo davvero contenti anche perché ci piace regalare a tutti spettacoli momenti socievoli e culturali, ricordiamo anche tutti gratuiti. E poi è anche bello finalmente essere tornati tutti insieme sulle piazze, sui vicoli di Montegranaro. Sì, questo qui infatti oggi è la serata inaugurale, ci pensavo proprio che ricordavo l'anno scorso, anni fa, che camminavo con la mascherina o situazioni super controllate. Noi rispettiamo sempre tutti i protocolli organizzativi, ma diciamo che aver superato il protocollo Covid è una liberazione per tutti. Allora, buon lavoro per queste serate e poi naturalmente subito all'opera per la 25esima edizione, quindi un traguardo importante. Sì, purtroppo dici bene, diciamo che solitamente noi appena finisce un'edizione già lavoriamo per la prossima, quest'anno dovremmo anticipare un po' i tempi perché appunto, come dicevo precedentemente, dovremmo portare qui a Montegranaro qualcosa di eccezionale e lo faremo. Grazie mille. Grazie. Grazie e venite a Montegranaro e buon divertimento. Sono andati i primi 3 giorni del Veregras Children e francamente lo dicevo anche con il direttore artistico Marco Renzi. Marco dice: io sono
sono sorpreso perché c'è stata una partecipazione maggiore rispetto alle aspettative. C'erano delle perplessità perché poi dopo due anni di... il festival si è fatto sempre, però si è fatto in formato ridotto, con prenotazioni, quindi c'erano 100-200 persone di spettacoli. È andata molto bene, tanta gente da fuori Monteranaro che ci raggiunge, e adesso questa sera io dico che siamo partiti bene. Ho visto anche nelle osterie che c'è gente, quindi gestite dalle associazioni. Ringrazio tantissimo il direttore artistico Francesco Marilungo e la responsabile del settore cultura che ha coordinato un po' tutti quanti i lavori insieme all'assessore alla cultura Monia Marinozzi, la dottoressa Alessandra Levandesi, ma soprattutto io dico, oltre a queste figure di riferimento, tutti coloro che lavorano per il festival. Si lavora per il festival chiedendo gli sponsor, perché io so che non è bello parlare di soldi, ma in momenti di vacche magre, di economia che soffre, noi dobbiamo dire un forte grazie ai nostri concittadini imprenditori che ci hanno dato una bella mano. C'è un Debian dove voi potete vedere gli sponsor che ci sono stati dati. Qualcuno non ha fatto in tempo praticamente a rispondere al nostro appello, lo farà per le manifestazioni estive. La prossima settimana il vice sindaco con la responsabile del settore insieme all'assessore del turismo Gismondi definiranno il cartellone completo delle manifestazioni tutto il mese di giugno, luglio e settembre. Quindi sicuramente anche un grande ringraziamento a tutti i volontari, dalla Protezione Civile alla Croce Scialla, alla nostra polizia locale, che questa sera abbiamo anche i rinforzi da Recanati. Abbiamo fatto questo scambio quando c'è stata la tappa del Giro d'Italia, due nostri agenti sono andati a Recanati e questa sera ci hanno reso il favore. Quindi tutto il mondo dell'associazionismo, quindi i vigili del fuoco volontari, l'associazione Carabinieri in congedo, quindi di Spinetoli, quindi un bello staff, perché ci sono delle regole molto ferree per quanto riguarda la sicurezza. Io invito tutti però al rispetto del senso civico. Qual è il rispetto del senso civico? Gismondi si è adoperato nelle ultime settimane per la riapertura dei bagni pubblici. Già abbiamo visto, nonostante la chiusura anticipata, che ci sono diversi abbandoni, sulle scale è sempre un proliferare di sporco. Abbiamo messo una telecamera in piazza, faremo, e mi avvio alla conclusione, due belle serate per i giovani da mezzanotte alle 3. I ragazzi hanno loro organizzato il servizio di sicurezza, non vogliamo fare brutta figura. Quindi il festival è partito nel migliore dei modi. Monteranaro è una vetrina internazionale. Io stasera ho visto prima di cena un duo finlandese, più tardi ci sarà uno spettacolo praticamente di una compagnia cilena, domani sera avremo anche altre compagnie straniere. Questo è un festival internazionale, ma che valorizza anche tanti artisti del territorio che sono cresciuti con il festival. Questo è l'obiettivo nostro, quello di coniugare praticamente le arti con il nostro territorio, che è bellissimo. Stasera c'era una signora a cui mi confrontavo, dice: io da poco abito a Monteranaro, non mi avevano descritto un paese così dinamico e così bello, e questo fa piacere sentirlo, perché poi dobbiamo essere noi i primi ad essere orgogliosi di quello che facciamo, della nostra storia, della nostra cultura, dei 1200 anni di storia che ha Monteranaro. Quindi io a chi devo passare questo momento.